Un carlentinese GI di 70 anni, affetto da tumore al fegato, viene trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini, dove, oltre alle cure, viene sottoposto anche al tampone, risultato positivo. Il poveretto però è deceduto prima che arrivasse l'esito del tampone. A seguito della positività riscontrata, è stata subito ordinata la sanificazione dei locali del pronto soccorso dell'ospedale, mentre i familiari del settantenne sono stati sottoposti a quarantena. A Lentini inoltre si registra un nuovo caso di Covid-19. Si tratta di un anziano di 91 anni che si trova ricoverato all'Umberto I di Siracusa. Il nonnino sta relativamente bene ed è monitorato. I familiari stanno bene e stanno seguendo i protocolli imposti dalle autorità sanitarie.